Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a tutti a Cuochi e Fiamme, il programma culto della cucina. Ormai qua succede di tutto, nella delle mail che vi girerò in privato, fantastiche, tutte positive. Grazie anche a voi, soprattutto a voi. Fiammetta Padda. Riccardo Rossi. Grazie. Di qualche mail anche un po'. Scherzo. E Chiara Masi, che di mail ne riceve tantissime anche direttamente. Grande sfida oggi, poi vi spiegherò perché, ho letto un po' di schede. Paola da Firenze, ma originaria pugliese. Esatto. Mario da Latina, origine Napoli. Ho detto che sarà una sfida un po' particolare perché ho letto che lei è fidanzata con uno chef. Lui ha fatto dei corsi di cucina un po' anche internazionali, quindi bravini. Sulla carta. Vediamolo su quattro prove. Tre non danno i punti. La prima, chi la vince, sceglie l'ingrediente o il tema di quella successiva. Lo sapete tutti ormai. La prima è di manualità. Carciofi torniti, ovvero un po' privati delle foglie esterne, spuntati e rifilati sul gambo. Insomma, la base per poi partire a cucinare un carciofo. Avete tre minuti di tempo per farmene uno fatto bene. Via! Allora, ridiamo perché ho raccontato a Riccardo un aneddoto, ho fatto una sfida con un ortolano a Venezia dove dovevo riuscire a fare il carciofo accanto a lui, uguale a lui, insomma per uno chef insomma dovrebbe essere una roba semplice se lo fai con uno che lo fa ogni tanto, invece, con uno che dalla mattina alla sera tornisce carciofi che li dividono in tre sezioni, quindi fondino, parte centrale e poi addirittura la parte... Le castraure, quelli, i germogli, piccoli così. Aspetta un attimo perché questo castraure... Sono specializzati su carciofi, trovi proprio prezzi diversi e lo fanno con un coltello quasi a stecchetta sottilissimo e sembra un tornio. Castraure, che parte è del carciofo? È quindi... un carciofino, mignon sono quei piccoli. Hai solo un carciofino mignon, quindi dice va bene, carciofino... Allora, io vado a controllare là, sapete cosa ho scoperto? Che hai scoperto? Questa è fino, questa me la userò quando fai il cattivo. Va bene. Se avete finito potete darmi il carciofo qua alla mano, senza piatto, senza acqua e limone. Questo. Questo, sì. Sì. Mario vince la prova di manualità. Riso integrale o basmati? Basmati. Più profumato. È il riso basmati l'ingrediente della prova di abilità. Riso profumatissimo già al naturale. Di solito si fa in bianco, utilizzato come companatico di una ricetta o poi saltato. Insomma, voi potete personalizzarlo, basta che quello sia l'ingrediente principale. Tutti gli altri ingredienti sono dietro di voi, solo 30 secondi per prenderli, altrimenti il campanello, invece che per avere una mia mano in cucina, servirà per rientrare. Questa è l'unica regola e poi il tempo. Via, 30 secondi. La do facile facile, quindi 400 grammi di riso basmati, acqua, sale, in teoria ci vorrebbe un pezzetto di alga kombu, facoltativo, vi spiegherò cos'è. La ricettiamo con 4 zucchine, uno scalogno, un cucchiaio di curry, un cucchiaio di curcuma, un cucchiaio di senape, 2 petti di pollo, 150 grammi di latte di cocco. Zucchine, pancetta affumicata? Sì. Stop al tempo, di là ciccia e pecorino, di qua gamberi e peperoncino. 11 minuti, via! Oh, questa è la fase che amo di più del programma. Quando si parte, faccio intanto il preambolo della sfida di oggi. Nessun professionista, cioè nessuno che fa il cuoco di professione viene da noi. Però qua, magari a
contatto con i cuochi ci siamo ancora di più del normale, sia la mattina che la sera. Eh sì, necessaria, sì, per forza. Scusami. Allora, lui fa lo chef a Firenze? No, lui fa lo chef a Roma. A Roma? Scusa, già lo chef ha pochissimo tempo libero. E infatti è difficilissimo. A parte qualche tipo di chef che fa un altro tipo di lavoro. E come fate? Scusa, tu sei a Firenze, tu lavori? Io lavoro a Firenze e quindi ci vediamo sicuramente molto poco, però insomma va bene uguale. Ma non è che c'hai un sous chef a assolutamente Firenze? No, assolutamente no. Allora, scherzi a parte, lo sai che io devo fare un po' l'elemento di rottura qua. Riso basmati cotto come? Cotto in acqua con porri, poi mettiamo un po' di olio, sale e pepe. Ok. Lì vedo del brodetto di pesce che sta assorbendo. Sì, servirà per fare la salsa dei mazzancolle. Ok, se volete farlo a casa, se da una carota di cipolla, il carapace del gambero, in questo caso mazzancolle, tostato bene, un goccio di vino a piacere, si fa evaporare, si copre di acqua fredda e si riporta in ebollizione. Con due gambi di prezzemolo, se volete, toglie un po' di odore. Si filtra, è quello il fumetto che lei utilizza. Le basi di queste cose le trovate nella nostra dispensa. E quindi quelle lì le scotterai con uno spicchio d'aglio schiacciato, un filo d'olio e poi successivamente le bagniamo con il brandy. Ok, quindi è un gusto leggermente agrodolce, no, agro no, dolciastro comunque, sì, che è brandy si caramella, e però c'è un po' di peperoncino dopo che lo tira su. Sì, sì, sì. Pancetta, sì, affumicata. Sì. Io faccio una carbonara, una specie di carbonara. Con riso. Sì. Carino. Gradita. Prego. Gradita. Ah, certo, siamo. Poi dove c'è pancetta c'è Riccardo. Aggiungo delle zucchine alla ricetta più o meno base. E gli ingredienti sono gli stessi, aggiungi il tartufo. Sì, ok. Tartufo sciccoso, buono, profumato, anche come il riso, perché questo riso ha un profumo un po' di pane, non lo so come definirlo, dolciastro quando cuoce, quando viene bollito. Ora, io e Fiammetta ti raccontiamo. Sì. Diversi modi di cottura di questo riso, perché noi due siamo un po' amanti, anche Chiara, sì, della cucina un po', sì, orientaleggiante. Beh, direi che intanto ci sono tra questi risi esotici quello che vediamo adesso, il basmati, che è della zona Himalaya, poi c'è il Patna, che è l'India, e poi c'è il Thai, detto Thai, anche profumato, che è quello thailandese. Poi dopo tu racconti perché si può fare al vapore. Oppure, come lo dirò, darò come? Io dopo, farò una ricetta, ecco, io che in pratica il riso è in bianco e poi c'è una ricetta a parte che ci va sopra. Io lavo il riso, perché perde un po' di amido, in un setaccio, poi lo metto in un pentolino, lo copro con acqua fredda, tipo un dito e mezzo sopra il livello del riso, metto questo pezzetto di alga kombu che è facoltativo ma si usa anche quando si fa il riso per il sushi, con un altro tipo di riso che è lo shinode. Però aiuta molto in cottura, lo rende più profumato, anche digeribile. Pizzico di sale e si copre da freddo. E lì si porta sul fuoco e diventa una cottura a restrizione, cioè si assorbe l'acqua che mettiamo sopra. Mai togliere il coperchio, altrimenti si asciuga. Come fai a spegnere il gas? A capire, metti un coperchio in vetro? Vabbè, volendo sì, ma altrimenti calcoli il tempo. Calcoli il tempo. Da quando vedi il fumo uscire, che è il momento dell'ebollizione. C'è il timer. Timer. Bene. Sento un... Arrivo subito, perché sento, voglio seguirle meglio, sì, per voi. Aglio, peperoncino, olio, la polpa dei gamberi saltata intera, aperti a farfalla sul dorso e sfumati con brandy. Brandy. Poi stai facendo poi una panatura. Sì, con pangrattato e semi di sesamo. Ok, questo mi mancava prima. Questo costituirà la parte croccante, diciamo, del piatto. Del piatto. Quindi là, profumato, tenendo al dolce, ma piccante, il riso sarà in bianco ma profumato e addolcito dai porri che stanno cuocendo insieme nell'acqua, e presumo che poi deglasserai quei gamberi, sì, con la sua, sì, salsina, sì, esatto, con il fondo di cottura. Bene, quindi ricetta tra virgolette semplice ma tecnicamente portata avanti molto bene. Lo stesso di qua, dove in una padellina stanno facendo diventare croccante l'esterno della pancetta, qua invece con dei ritagli olio facciamo la base con l'aggiunta delle zucchine di una, diciamo, classica carbonara, che poi verrà arricchita con ovviamente il pecorino, il tuorlo d'uovo o l'uovo intero, non lo so, il tuorlo. No, no, userò l'uovo intero. L'uovo intero, tartufo bianco che con l'uovo ci sta bene e un mix di erbette. Vi ho dato
la cottura del riso. Quello che ci va insieme, che vi ho dato di ingrediente, è semplicemente una cottura in latte di cocco di uno spezzettino di pollo. Quindi lo scaloglio tritato in olio, fatto andare dolcissimo in modo che diventi trasparente. Se volete peperoncino per dare piccante, aggiungete il pollo, lo rosolate bene. Togliete il pollo, lo mettete su un piatto e aggiungete le zucchine a dadini, così avranno due cotture separate. Riunite tutto assieme e versate il latte di cocco con un goccino di acqua, sale e, se non vi piace quel gusto un po' dolciastro, aggiungete anche, che non vi ho detto prima, delle fette di lime. Toglie il dolce al cocco. Fate sobbollire altri 5 minuti e servite così cremoso e umido sopra un vulcano di riso cotto in bianco che si assorbe tutto il latte di cocco. Torno da loro perché voglio sapere qualcosa di più. Allora, se ti dico un personaggio famoso per cui vorresti cucinare, lo faccio spesso questa domanda, mi piace, cioè identifichi la persona. Mi piace molto Tom Cruise, diciamo come uomo, come attore uomo, e Rosario Dawson come attrice. Chi? Rosario Dawson. Rosario Dawson, l'indimenticabile protagonista di Sette Anime di Gabriele Muccino. Rosario, ma Rosario gli piace Basmati, sì, ma Bo, a Tom sì, perché sai. Tom, quella c'ha tutte le diete sue, sì. Invece, ma no, vabbè, mi chiedi dopo. Cosa? No, sto arrivando di là. Personaggio famoso per cui cucineresti? Innanzitutto il mio fidanzato. Famoso, dicevamo. Ah, no. È famoso, Riccardo, è. No, adesso, ma con il fatto. Chi è? Lo conosco. No. No, okay. No. Visto che non l'ho mai cucinato per lui, giusto per quello. Una volta hai ragione, giusto. Cucina sempre lui. Se vuoi, qua ci sono, sì, anche magari, preferisco, sì. Oggetti. Ok. Se, che Riccardo è infastidito dagli ultrasuoni della. Sì. Della. Quindi, un attore chi? Ti frega niente, dici. No, un attore no. Più che altro magari per un grande chef, sì. Ah, ok. Beh, quindi. Tutto basato comunque sulla cucina. Sì, decisamente. Allora, dove si erano caramellati in gergo i gamberi, ovvero tostati, e lasciato un po' di proteine, lo zucchero del brandy, eccetera, è andato il fumetto a deglassare tutto e adesso lo sta restringendo. Qua stai facendo anche dei porri. Sì, saltati. Saltati, mentre quelli ammorbiditi sono nel riso, cioè ci sono pochi ingredienti ma cotture tutte separate. I gamberi sono sia scottati e uno panato e fritto. Un minuto e mezzo per finire i piatti, mentre qua il riso è già andato a farsi friggere, appunto. In. Sai se fai il contrario, fai friggere. Cosa? Allora, dai, mantica che secondo me è fondamentale. Dimmi. Vai, fallo, però. Sei sicuro che ci metti l'uovo intero? Sì. Va bene, fallo. No! Pensa, capito? Vabbè. Dai, vabbè, tartufo. Vabbè. Gira. Mamma mia. No, aspetta. Te vai, io parlo. Stupendo, non ce la fa. Dimmi. Allora, sì. La carbonara, la cosa fondamentale quando si fa è mantecarla fuori dal fuoco. Certo. Ma forse lui vuole farla invece l'uovo. Vabbè, fai come vuoi, però dammi a me, ascolto, finiscicelo questo dentro. Tanto l'abbiamo pagato e aspetta il tartufo. Finiscilo, che ce n'è veramente poco. Non voglio coprire gli altri sapori. Ah, fai come vuoi, guarda, io sto zitto. Tanto ormai ho capito come che nella quando cucina cinese non mi ascolta nessuno. Tipo la come si chiama? Il dimmi che mi fai anche lo sciottino qua. No, ti metterò lì un po' di riduzione di. Dei gamberi. Dei gamberi. 5! Stop al tempo. Cioè, non mi metti il tartufo perché non voglio coprire il sapore e poi mettere le scaglie di pecorino sopra. Vabbè, a me non mi ascolta nessuno. Però sull'ultima prova, piano piano comincio. Ti devo mettere frettissima perché il tempo è finito. Posso approfittare anche io per aggiungere un elemento? A questo punto sì, però ve lo permetto soltanto in questa prima parte dove dovete capire che io divento più cattivo del normale andando avanti. Devo farlo per lavoro. Presentazione in tema sull'origine culinaria di questo riso. Le bacchette tranquillamente potete lasciare a Riccardo che ormai è diventato bravissimo. Allora, riso cotto con i porri saltati, gamberi flambati leggermente piccanti. Non vedo carciofi. Carciofi? Ah, deve andare a Venezia.
poi se volete, non so Paola, dimmi tu anche, io se dove mi arriva questo piatto, la prima cosa che faccio è prendo la sua salsina, ci mangio un gambero intinto dentro e poi verso dentro mischio, esatto, tutto con quelli, sì, saltati e lo assaggio. Quindi se volete potete girarlo, questa è la presentazione. Infatti va girato perché il riso è particolarmente insipido, quindi mangiato insieme alla salsina acquista ovviamente gusto, così è un po' forse troppo cotto e totalmente insipido. Quindi è un ottimo abbinamento, va mangiato veramente tutto insieme, cioè lo dico a loro perché io l'ho già mangiato, però io lo preparo io, guarda. Faccio come con farei io. Con anche il porro caramella. Cioè, guarda, insieme. Allora. Vai. Fiammetta, permetti, tanto è come il bambino, il frittino, lo diamo a Ricky. Sì, subito così? Sì. Poi. Buono. Chiara, se vuoi assaggiarlo un'altra volta non c'è problema. Prego. Cotta, Chiara. Ah. Buono. Buono, anche se nonostante il camouflage che hai fatto tu adesso, è comunque un pochino insipido il sale. Ti do un altro gambero anche se vuoi. Io lo trovo ottimo. Io lo assaggio, guarda. Piccante il giusto ed è piccante, ben mescolato, è presente la cipolla, il porro e quindi io francamente non convengo con le, forse è leggermente scotto, però non ti sembra un po' insipido il chicco di riso singolo? No. Mi sembra molto buono. Buonissimo. Mi piaceva il porro dolce e brasato, sì. Forse anch'io un pizzichino di sale in più ce l'ho messo. Però il sapore c'era. Ma poi fa male la pressione. No, cioè fa bene mangiare un po' meno salato. Sì. Ma chiaramente. Questa invece è la finta carbonara al tartufo bianco e zucchine di Mario. Buona. Buona, ti dirò, invece l'uovo a me sbattuto così piace, dà un po' l'idea della carbonara ovviamente, perché ci sono gli ingredienti, anche qui il riso è leggermente insipido, se va preso con il formaggio allora copre un po', il tartufo non si sente, assolutamente. Io li conosco da tanto loro, ci voleva proprio sopra secondo me, ce l'hai lì. Pepe l'hai messo? Un po' di pepe. Sì. Dovrei dire una sola parola, sacrilegio, nel senso che il riso alla carbonara è proprio una roba che... No, ma l'ha usato, aspetta, prendilo come idea per farti venire in mente due ingredienti che ci sono simili nella carbonara, però... Con le zucchine, le cose... Il tema non era la carbonara. No, infatti, sì. Mi sembra che il riso forse cotto meglio di quello lì, ma insomma stiamo parlando di dettagli. Tartufo non pervenuto. Tartufo missing. Oh, però nel mangiare questo riso bisogna allontanarsi dall'idea del nostro riso, perché spesso è così. Voglio dire, anche dal punto di vista del sapore. Poi l'ha chiamato carbonara provocatoriamente, evidente. Cioè, mi ha volutamente provocato il concorrente, dici tu. Scherzo. Beh, lo trovo un'idea interessante. È buonissimo come, per esempio, un riso appena tiepido, freddo d'estate, o per un brunch. Allora... Prima Paola da Firenze, riso basmati con gamberi in due cotture e porro in due cotture.
Se avete dei piatti con un titolo, ditemelo pure voi, eh? Non voglio. Sai, noi cuochi sono un po' tutti. Però 11 a 9, Paola vince la prova. Sono due punti soli, a qualche fiamme non sono niente. E niente saranno anche i minuti di pubblicità, a tra poco. Bentornati in cucina, più che mai. Abbiamo spignattato varie cotture per risottare appunto un basmati. Vince Paola 11 a 9 su Mario, due punticini soli. Adesso sceglie fra, rimaniamo sempre in tema, tofu o seitan? Poi vi spiego cosa sono, Riccardo. Seitan. Bravo, no, piace più anche a me. È più vicino alla carne come cosa. Lo so, infatti. Ok, è il seitan l'ingrediente per la prova di creatività. Un prodotto non tanto conosciuto, a meno che uno non sia vegetariano. Io lo amo perché viene dalla macrobiotica e ricettato viene un buonissimo piatto. Dovete renderlo creativo anche, anche commestibile. No. Più papabile possibile anche per Riccardo, insomma. Questo è il trucchetto che vi dico io, un consiglio. 30 secondi per la spesa. Via! Foderiamolo di guanciale. Latte e paprika. Ecco. Farina, cipolla rossa, peperoncino, menta, aglio. Pepe, cannella intera, cannella in polvere, zenzero. È una pasta di glutine cotta poi in una sorta di brodo aromatico che prende una consistenza carnosa. Aspetta, aspetta, stop, stop, fermati. Prima si fa la spesa, poi si cucina, stop. Cos'è? Pomodoro e? Vodka. Bravo, la vodka ci piace, ginger, mi piace, mi piace, mi piace. 10 minuti, via! È la carne per chi è vegetariano. Te la metto così. E secondo come viene cotto, visto che è pasta di glutine, se tu gli dai anche un po' di umidità, tende a dare appunto, a legarla questa umidità. E quindi crei una sorta di spezzatino, secondo come lo fai. Tu guarda come una cosa che fa bene ai vegetariani è capace di uccidere un celiaco. Cioè è una cosa che uno in cucina non sa più cosa. Questo è la criptonite per un celiaco. Allora, come ce lo fai? Che c'è, c'è anche la tigellina, no la tigellina, scusa, la frisella. Lo faccio, mi è venuto in mente un cocktail quando ho sentito il seitan, me lo sono immaginato tagliato a cubetti. Cos'è, un Bloody Mary? Bravo. Cioè? È un Bloody Mary, che vodka, pomodoro. Sì, gli elementi di base sono vodka e il pomodoro, ma c'è anche il sale, il pepe. C'è sale, pepe, Worcester sauce, tabasco e succo di limone. Esatto. È l'unica roba che ho in casa sempre. Frigo vuoto, ma il succo di pomodoro e le cose per fare Bloody Mary ci sono. Però prima friggerai la melanzana, sì. Aggiungerai questo. Sì, insaporisco con varie spezie che ho okay. preso. Sfumi con la vodka quindi? Sì, leggermente. Perfetto. E poi servi tutto sulla frisella. Sì, esatto. Qua una buona dose di cipolla rossa. Sì, l'andremo, abbiamo fatta julienne, la facciamo soffriggere bene. Qui con il coppapasta abbiamo ricavato 3 quadrati. Faremo delle scaloppine con cipolle rosse e poi faremo della zucca gialla spadellata con della... Cosa è la zucca gialla? Che non c'è. Bene. Vabbè, che c'è? Niente. Allora, Chiara, di un attimo a Riccardo come cucini tu il seitan. Mi racconto le mie ricette. Guardalo negli occhi. Vuoi che mi distragga? Non ho problemi. Ma ti distrai sempre. Allora, non ti ho visto mentre prendi la zucca gialla. Allora, perché era un po' nascosta. Vabbè, ma non importa, va bene così, non succede mica niente. Siamo mica rischia tutto. Oddio, con questo sì. Rischiano come voti. Allora, che dobbiamo fare con quel melone? Quindi là? La zucca la ripassi come? La zucca la saltiamo con uno spicchio d'aglio schiacciato, un pochino di peperoncino fresco e poi alla fine ci aggiungiamo un po' di paprika. E la menta dove la metti? E la menta a fine per dare un po' di freschezza alla zucca. Il latte serve per fare le scaloppine, quindi verranno prima leggermente passate nel latte e poi nella farina.
per dargli un po' di umidità. Quello che dicevamo prima. Allora, io darò la ricetta base per un avvicinamento al seitan per chi non l'ha ancora cucinato. Comprate 500 grammi di seitan, possibilmente in pezzo intero, se lo comprate in negozi dove vendono prodotti di questo tipo, di questo genere, tipo anche erboristerie. Due limoni, mezzo bicchiere di vino bianco, rosmarino, salvia, due spicchi d'aglio, uno scalogno e un pochino di acqua e semi di sesamo. È semplicissimo, si fa stufare lo scalogno tritato, si aggiunge l'aglio schiacciato in camicia che dà un po' di carica al piatto, si aggiunge il seitan a pezzettoni e si cuoce come se fossero dei bocconcini di filetto, sfumando con il vino bianco, aggiungendo la salvia e il rosmarino tritati finemente e il succo di limone, perché mi piace un po' acidino. Alla fine tostate in una seconda padella del sesamo per 2 minuti e lo mettete alla fine, che dà anche un contrasto sia croccante che aromatico, sembra quasi un olio dolciastro sopra. Lasciate riposare, quasi intiepidire, con un coperchio e poi lo servite. Sembra una scaloppina al limone, uno spezzatino di scaloppina al limone, messa giù così. Allora, Riccardo non si è distratto, però adesso a noi ci interessa sapere la versione di Chiara del seitan, se lo cucini. Sì, io lo cucino ogni tanto e faccio una versione in realtà delle zucchine ripiene alla bolognese, cioè normalmente le zucchine ripiene dalle nostre parti si fanno ripiene di ragù alla bolognese e io uso il seitan al posto del ragù, molte volte della carne, facendolo stufare prima ovviamente in padella come la base del ragù normale e le riempio le zucchine svuotate ovviamente. Metti il pomodoro anche? Sì. Quindi siete andati con la cipolla, il ragù normale, che dà umidità in questo caso, quello tritato e poi il pomodoro. Sì. Passo. Passi. Beh, intanto che Dio la benedica perché non riempie le zucchine come si fa a Bologna, perché io trovo che riempirle con il ragù alla bolognese, la zucchina va riempita come si fa a Genova. Ciò detto... Sì. Sì, prego, Fiammetta. Dovremmo... Sì. Dire qual è il miglior taipan che hai mangiato in vita tua? Seitan. Seitan. Ma... è difficile. Questa posso insistere quanto vuoi. Il problema del seitan comunque in Italia quando viene è che si cerca di fare qualche cosa di simile a un piatto italiano però col seitan. Allora, secondo me invece è meglio andare verso l'esotico, imparare a fare l'esotico, così non hai questo ricordo che molte volte è negativo. Infatti un'altra idea di mezzo carina è farlo con un bel porro affettato, tanto, che già il porro diventa cremoso, no? Come lei prima ha fatto per i gamberi. Bello stracotto, con un pochino di acqua e di olio, così, e poi alla fine ci metti il seitan dentro, cuoci tutto con l'acqua e un goccio di vino, così, e una puntina di salsa di soia. È solo come si fa il baccalà con porri, diciamo, il seitan, da quella cremosità. Sempre semplice. Se no te lo facciamo con le alghe jiki, qualcosa. No, va bene così, semplice. E diceva Fiammetta, parlando così di più di meno, si parla male di te nei corridoi, che lei ha fatto un'esperienza. Raccontaci. No, ho fatto questa esperienza che si fa dell'affidamento, no? Quindi tu ti affidi a affidamento, cioè mangi per esempio bendato ti affidi completamente a chi ti serve. Questo l'ho visto per provare l'esperienza di chi non vede nelle scene al buio, per l'appunto, per esempio, e mi sono ripromesso di non farlo nemmeno una volta in vita mia, tantomeno a cuochi e fiamme. Vabbè. Perché voglio vedere proprio cosa mangio nel piatto, per capire meglio nel mio ruolo di giurato. Ma tanto le luci non le spengo sicure, no, perché altrimenti non vediamo più niente. Qui l'affido proprio. La menta la mettiamo un po' nella zucca. Allora, zucca con peperoncino, aglio e menta tagliata a julienne, va in padella. Quindi tono dolciastro. Dolciastro anche con la cipolla, però hai messo un po' di paprika. Sì. E quel caramellato lì, dalla tostatura. Sì. Non ho aggiunto altro? Perché comunque il seitan viene anche bollito in un brodo molto aromatico che gli dà questo colore anche, quindi... Questo è un po' di brodo vegetale. Qua invece stiamo imbicchierando questi finger food, è diventato alla fine, carino anche come idea, una sorta di norma però sfumata con la vodka che ricorda vagamente un Bloody Mary. Un po' difficile da mangiare, però... Quasi da mangiare così. Sì.
senza nemmeno il cucchiaino. Okay. Riccardo, il vetro no. No. 30 secondi. Ma c'è un Bloody Mary in accompagno? Shot, così? Ci vorrebbe. A questo. Riccardo, fidati. Io mi fido ciecamente. Mancano 10 secondi circa, gli ultimi ritocchi okay. Per questi piatti anche molto curati all'occhio. Vedete come si fa a diventare bello anche il seitan. Allora, guarda là, bello. Belli. Ottimi profumi. È il profumo soprattutto che conta in certe cose, perché spesso bisognerebbe lasciarsi. Perché? Cioè proprio tu chiudi gli occhi, ti senti un po' in oriente, anche questo tipo di cottura, anche di taglio, di speziatura. Com'è che si chiama? Affidamento. Sì. Chiudo gli occhi? Come ti pare, sì. Chiara? Vai su un blog. Cosa senti? Molto buono. Hai visto? C'avevi tanta paura. Io. Io ho detto mille volte, mangia questo Saipan. No, è molto buono. Cambia nome ogni volta. Sì. C'è una cosa che non riesco a capire, c'è un retrogusto in realtà secondo me della proprio della cipolla, un po' marognola che stona un po', però è molto buono il resto dell'abbinamento. Mi piace anche fatta così la zucca un po' spadellata. Questo amaro aspetto di sentire anche loro cosa... Che mi credevo. Beh, diciamo che è un piatto dove i sapori glieli danno i condimenti. Effettivamente, tu hai detto la cipolla, c'è un po' di cipolla house, un po' fumetto. Allora, diciamo che avendo io visto la preparazione, ho visto che qui c'è una eccellenza nella lavorazione del piatto, perché sono state fatte una serie di cotture differenti. Vi faccio compagnia. È un piatto molto interessante, dove però a fronte di tutte le cotture che sono state fatte, io sento molto la cipolla. È praticamente solo quello, mentre il sugo della cipolla non si è abbastanza ristretto fino ad arrivare a un caramello. È anche una questione di tempi, ben inteso. Per il resto è un modo molto vivace di presentare il seitan. Io penso che sia abbastanza voluto invece di lasciarlo piuttosto sì. Con questa sorta di guazzetto, perché si serve di solito un po' così... umido. Un po' bagnatino anche. Mario vi ha fatto uno shot. Si è immaginato un Bloody Mary, però aveva il sangue che pulsava Napoli e ci ha messo melanzana e basilico, quindi una sorta di melanzana funghetto col seitan alla Bloody Mary, perché c'è la vodka. Sotto c'è una frisella, quindi se volete potete anche ravanare fino in fondo. Mi piace molto. È molto carina secondo me questa idea, perché intanto il gusto del seitan può essere una cosa positiva, ovviamente per chi non lo mangia è negativa alle persone a cui piace, non si sente molto, si sente molto bene il pomodoro. Io ho preso anche la fogliolina di basilico. Quindi sa molto di Mediterraneo, una preparazione molto carina, sarebbe carino anche da usare tipo bruschetta proprio, da fare delle bruschette come con questo condimento. È molto molto buono, ben saporito. Shot, ah ma è caldo. Fatta al fuoco, sì. Ci vogliono. That's good. Perché non lo vedi? No. Perché è buono, che c'è la melanzana, c'è il pomodoro, c'è un sacco di roba. Diciamo che qua abbiamo fatto la mediterraneità con un prodotto
proveniente dall'Oriente come genere di cucina. Di là siamo rimasti più sul tema anche di servizio, anche di taglio. Cioè, solo se vedi il taglio... Ah, secondo me è il pezzetto di pane. Di frisella. Buonissimo. Di pane. Molto buono. Pezzetto di pane. Vabbè. Sì, sì. Riccardo parla come mai. E la presentazione è molto carina, molto invito a casa, no? Oppure anche... Sei single o fidanzato? Sono sposato. Sei sposato. Beh, qui c'è il fatto che è un piatto vegetale dove il seitan non fa finta di essere un sostituto della carne. È semplicemente se stesso e in questo senso è molto buono. È un ottimo piattino della tradizione più partenopea che esista. Caldo, e questo è positivo. Gessetto, Paola. Seitan Venezia... Ora è Venezia per la cipolla. Il Bloody Mary... Funghetto, parmigiana, Norma. Ammazza, è piaciuto. 15 a 10. Bravo, domani. 24 a 21. Siamo ancora lì. Salsa di cachi o crema di nocciole? Aspetta. Per una prova visiva. Non pensare al gusto, ma a quello che puoi farci. Una struttura. Come prova visiva direi salsa cachi. Salsa cachi. Dimmi una cosa, dove l'hai messo il ginger? Scherlato. Qual è il ginger? Questo. Ho usato quello in polvere. Ok. È la salsa di cachi, l'ingrediente per la prova di presentazione. Salsa di cachi, già qua spolpata, un sacco di ingredienti, sia dolci che salati, per farle qualcosa di creativo, bello, colorato, strutturato, che colpisca, che faccia venire voglia di mangiarlo, anche se non lo faranno. 7 minuti per voi. Via! Non so proprio cosa. Cioè, potenziato immagino subito vedendo gli ingredienti cosa potrebbero fare. Io ci farei un qualcosa da bere, per esempio. Tu che ci fai? Bicchiere l'hai preso? Sì, faccio una cosa salata però. In quel bicchiere lì così piccolo? Una parte della ricetta, okay, sarà tipo? In quel bicchiere. Qui ho pensato di servire della feta mischiata alla salsa cachi per accompagnare uno spiedino di verdura, una sorta di insalata greca. Scomposta, sì. Esatto. Carino come idea. Anche l'idea viene spesso premiata in questo campo qua, in questa sfida. Qui invece stiamo setacciando il cacao con della panna fresca e dello zucchero a velo. Che ci fai? Se mi aiuti un attimo a montarla, mi fa un piacere. Devi suonare. Io avevo qua. Pensato. Oh, scusa. Avevo pensato di fare un dolce. Aspetta che prima la giro, sennò parte, sì, tutto il cacao. Volevo fare una crema di ricotta con del maraschino e zucchero a velo. Mettere sul fondo il culì di salsa di cachi, preparare la panna al cacao. Il culì è quando si passano, segna Riccardo, quando come si scritto? Passano Coulis. La frutta normalmente, ma anche il salato, si fa una sorta di frullato spesso, di solito a crudo, appena scottato, dolce con la frutta, salato, e poi si passa, si setaccia. Riccardo si segna tutte le cose per sì. Stiamo facendo una crema di ricotta con maraschino e zucchero a velo. Vediamo. Perché non hai preso la feta? Mi sa sì. Perché dicevo è troppo dura. Bianco su bianco. Di là la cipolla. Mi sembrava. Usa anche. Che c'hai da mettere? La cipolla greca la. Al bicchiere. Abbiamo cambiato formaggio perché bianco su bianco, sì. Quindi ricotta, zucchero a velo. E un po' di maraschino. Maraschino. Da voi, bella scura, che ci mettiamo un altro po' di cacao? Sì. Mettiamo un altro po'. Ti leggo nel pensiero, vedi? Aspetta. Attenzione. Vabbè, perché la polvere schizza questo.
Questa forse okay. È meglio, lo mettiamo. Ci siamo, eh? Allora, ma dimmi una roba, no? Che prima ti ho chiesto di questo chef ragazzo, ma... Sì. Quando vi vedete andate a mangiare fuori o qualcuno cucina? Cucina lui. Cucina lui? Sì. Vai, ci siamo. Perfetto. Ok. Queste le puliamo, questo via. E ora capisco un po' la struttura. Dove lo servi? Allora, innanzitutto prendiamo qui un bicchiere. Mettiamo all'interno del bicchiere la salsa di kaki. Ok, entrambe al bicchiere. Cacchi che normalmente si trovano abbinati o al cioccolato o alla vaniglia. Le castagne. O alle castagne. Esatto, o alle castagne o al rum a volte anche. Cioè il cioccolato con rum e cacchi sta molto bene. O anche con un qualcosa di peperoncino da provare. Qualcosa comunque che toglie questa dolcezza netta che c'ha. Abbiamo fatto uno strato di ricotta. Ok, ricotta al cioccolato appunto. Grattiamo un po' di cioccolato anche all'interno. La stiamo spalmando il bicchiere. Ti vedo... Non ti piacciono i cachi? No, io devo dire che sono rimasto a bocca aperta quando lui ha scelto il cacao come prova di presentazione. Per qual era l'altro argomento? O il cachi o? Crema di nocciole. Capito che sembrava di come farà la crema di nocciole. Invece il cacao è proprio... Quindi effettivamente fatto così a cocktail. La crema di cacao, per essere sì. Carino. Perché sai, sì, è un frutto che si adatta anche, nonostante sia dolcissimo, anche a farci delle cose salate. Per esempio, quando li trovi belli maturi e grandi, se tu li apri bene, dentro il cacao non ha una polpa omogenea. No. Ne ha una parte più cremosa, una parte che sembrano dei piccoli filetti di cacao, un po' più carnosi. Se quelli li pulisci bene, diciamo, usi l'altro per farci qualcosa da bere, anche da abbinare a quelli, tipo cocktail. E quelli li servi su un cucchiaio... conditi con dei germogli, con del peperoncino, con un pepe particolare, con il granelli di sale. Zenzero? Sì, anche addirittura metterci, però devi stare attenta su cosa fa, addirittura del pesce sopra. Ecco. Una liscia ma molto marinata in un aceto. Io mi ricordo che il cacao a me si parla piccolo, di qualcosa di strano. Non ha mai fatto simpatia, perché mi sembrava, quando mia madre ne va ghiotta, ogni volta aperto questo cacao mi sembrava lo slime. Ti ricordi le cose che ci mettevano tutto attaccato? Ecco. Quello lì mi ha sempre fatto un secondo po' repulsione. Perché dici così? Perché magari una volta l'hai trovato, te lo sei mangiato al volo, era un po' acerbino e ti è rimasto allappato. Io non c'è... Spesso succede. Grazie. Vabbè, cacao vaniglia l'ha mai provato? Buono? Buonissimo. Non l'hai mangiato? Sì, no. Se non ti piace quell'effetto slime, c'è una sorta di cacao uguale, però è come una mela. Ah, meglio. È anche croccante. Puoi anche mangiare così. Ah, un frutto che esiste in commercio? No, è un cacao uguale, però si chiama cacao mela o cacao vaniglia. È uguale identico, però è duro. Ah. E lo tagli come una mela, molto croccante e sa di vaniglia, profumatissimo. Facciamo una volta una prova col cacao mela. È buonissimo, sai. Ottimo. 15 secondi soltanto. Da pronti. Carine idee anche. Dovete porlo sull'alzatina. La nostra regista Sabrina Tricarico sarà contentissima perché passa praticamente tutti i giorni che non sta con noi in Grecia. Stop al tempo. Ma guarda. Te lo faccio vedere subito qual è. C'è lì infatti. È un po' acerbino però. Mazza. È in sasso, però bello. Oh. Serve l'aceto. Due bicchieri. No, guarda, dammi da me. Sì. Te lo preparo subito. Mi ci vogliono 3 minuti soltanto di pubblicità. Stavo ancora mangiando il cacao mela. Riccardo se ne ha mangiati 16. È buono. È buono, è molto buono. Allora, qua torniamo seri, perché ci sono pochi punti di vantaggio. Mario sta conducendo. Allora, meraviglioso. 3 punti, se non sbaglio, di vantaggio. Bellissimo. Lo guardavo già prima e ha del, secondo me, cromaticamente ha dei colori che si accostano perfettamente e per una volta anche il bicchiere così, secondo me, è veramente perfetto. Bello. Abbiamo fatto scoprire, oltre che nuovi termini, anche un nuovo ingrediente a Riccardo. Che tra l'altro è vedo qui. Lì sopra, esatto. Lo riconosco. E beh, questo qui ovviamente, eccolo qua, bicchiere Martini, no?
No, Coppa Martini. Sì, no, si chiama così anche quella, ma la Coppa questo Martini. Questo è molto ad acuto, questo è un po' più ampio. Molto bello, molto elegante, tutto sul marrone, sulla cosa. Che devi dire? Sono stati bravi, è stata brava, complimenti. Grazie. E poi il piatto nudo sempre, con il bicchiere nudo, senza nient'altro. La cosa molto interessante dal punto di vista tecnico, secondo me, è come è riuscita qui a fare le onde degli ingredienti. Cioè, lo diciamo questo... dopo che avete votato. E quindi questo andamento è molto adatto a una persona che sa come si combinano questo tipo di bicchieri. Poi sopra è sembra un gelato ghiottissimo, c'è anche il croccante del cacao e sotto il cacchi, quello tradizionale. È molto carino e suggerisco a qualsiasi luogo di gelati di fare qualche cosa, di inventarsi qualcosa del genere. Sembra variegato. Qui invece ritorniamo in estate, perché i colori sono, cioè i sapori che danno all'occhio sono molto freschi, con un'insalata greca riportata in spiedino, abbinata con il formaggio che ha di solito dentro, che è la feta, lavorato con i cachi. Allora, qui apprezzo molto l'idea, nel senso che l'abbinamento tra feta e cachi secondo me è geniale ed è sicuramente molto buona. A livello estetico è un po' impreciso proprio come presentazione e mi dispiace che si veda poco effettivamente la salsa di cachi, nel senso è solamente sembra quasi un topping, una copertura, e avrei tolto anche questo piatto e queste decorazioni, non le vedo in abbinamento al bicchierino. Allora, idem, nel senso che andava il bicchiere nudo come questo qui. Magari però allora lì serviva più grande con la verdura dentro, perché comunque l'idea dell'insalata greca, quelli ci stava. Sì, appunto l'avrei scoperto poi all'assaggio, perché sennò così a me niente mi dice che è feta. E il piattino in realtà vorrei trovare un aggettivo tra buffo e spiritoso. Buffoso. Buffo e spiritoso, perché appunto... è un po' abborracciato e ricorda, secondo me, con queste cosettine qui, un po' di bambinesco. Ragazzi, prendetevi un gelatino piccolino, dai, sì! Capito così, Quindi, e il cago è poco. Sì, diciamo poco in tema, sì. Però l'idea c'è. Sì. No, quello che succede è che è un piatto... ingannevole, nel senso che questo bicchierino mi dice che qui c'è un gelato e per la forma, per il colore, per tutto penso quanto, che sia poi dopo quello. Certo. Sì, è possibile, infatti ingannevole o sorprendente lo stesso, poi dopo però invece penso che sia dolce, anche se sopra c'è questa oliva che potrebbe anche essere un chicco d'uva forse, poi invece vedo che chiaramente qui siamo nel salato. E quindi c'è questo elemento di incertezza, di sorpresa anche volendo. È un'idea, è carino, è sorprendente. Forse io avrei usato una cosa tipo un tumbler, che è un po' più forte come aspetta, indicazione della feta. Allora, il tumbler? Questo l'avrei preso tantissime volte quando ti... mette il bancone, sì. Scolarti tu i scotch whisky, ah, e il bicchiere da scotch. Un tumbler, se c'era il tumbler, qua era fatta. Votate seriamente e con attenzione. Prima il piatto di Paola. Che sì. Ora vi dico come mai sono venute effettivamente molto belle, sì. Quelle cose lì sotto. Perché quando metti un qualcosa di lavorato un po' velocemente e molto più cremoso, non era morbido, sopra un liquido col sac a posto, le prime vanno giù. Certo. E quindi nello sbaglio è venuto fuori una variegatura, sì. Molto bella. Molto bella, forse la cosa che più ha colpito direttamente. Sì. Quindici a 10 per Paola. Sta superato. 36 a 34. 2 punti soli. 2 punti. Brava. Grazie. Un bacio. Grazie. Tizio di fuoco e fiamme. Però per te, non lo dare al tuo ragazzo. Venite con me. Ora mi prendo un cucchiaino e passo dalla Grecia
a quelle onde del deserto. Se volete fare un viaggio gustativo, state con noi anche domani a Cuochi e Fiamme. Ciao! La cannella proprio.